Cerchi idee per il tuo centro tavola natalizio fai da te? Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Nel video tutorial di oggi ti mostro ben tre idee di centro tavola per Natale fai da te. Per il primo centro tavola vedrai come riutilizzo materiali naturali. Per la seconda e la terza idea invece ti ripropongo un progettino simpatico di un paio di anni fa a cui ho dato una piccola sistemata. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Dobbiamo andare a formare quella che sarà la base, quindi la ciambella con i fogli di giornale. Prendiamone un po', la quantità di fogli dipende da voi, nel senso che più fogli userete più diventerà cicciotta. Tenete il giornale di fronte a voi e dovete aprirlo in modo che si lega in questo modo e iniziate ad arrotolarlo. Di arrotolarlo, cominciate a dargli una forma curva. Incurvato il nostro rotolo di fogli di giornale, possiamo andare ad appoggiarlo sul pezzo di carta crespa per poi avvolgerlo. Iniziate a fissare poi con la colla a caldo la carta crespa. Non arrivate fino in fondo, fissate anche dall'altra parte. In giù la carta crespa da entrambi i lati, date una forma curva al centro tavola e fissateli con lo scotch e copritele con la carta crespa. Soddisfatte del risultato, possiamo passare ad avvolgere il festone verde tutto attorno. L'ho fissato attaccando con la colla a caldo un'estremità del festone, poi l'ho fatto girare tutto intorno alla nostra ciambella per arrivare a fissare l'estremità opposta vicino alla prima. Questo invece è l'occorrente che ci serve per fare il pupazzo di neve. Due palle di polistirolo, delle quali una ha un diametro di 6 cm e una di 8 cm, una calza bianca, due calze di colori diversi. Ho ritagliato una striscia alta circa 4 cm, che poi ho tagliato a metà e ho diviso in frange, un pezzo da questa verde, della quale ho tagliato una parte di circa 10 cm. Per prima cosa dobbiamo creare la base per la palla di polistirolo più grande, quindi andremo a usare la tazzina da caffè per imprimere la forma.
Una volta impressa la circonferenza, la dobbiamo seguire per ritagliare la base. Ora che sta in piedi, possiamo andare a imprimere col tappino la circonferenza anche nella parte superiore, cosa che io ho già fatto anche nella palla di polistirolo più piccola, perché poi la incollerò in questo modo. Possiamo fissare con della colla a caldo. Ora dobbiamo iniziare a vestire il nostro pupazzo di neve, quindi prendiamo la calza bianca e infiliamo dentro le palle di polistirolo. Dobbiamo tirare bene la calza. Prendiamo uno dei due cordini e andiamo ad annodarlo. Dobbiamo tirare bene la calza prima di annodare. Dopo aver fissato in cima, tagliamo l'eccedenza di cordino e anche l'eccedenza di calza. Ora andiamo a fissare la sciarpa del nostro pupazzo di neve. Ora possiamo mettere il cappellino che annodiamo in cima con l'altro pezzo di cordino. È il turno del naso. Io ho ricavato dalla punta dello stecchino che avevo colorato di arancione una lunghezza di circa 2 cm. Ora passiamo a fare gli occhi e la bocca. Come vedete, io ho messo su questo pezzo di carta da cucina acrilico nero e con il retro dello stecco andrò a fare sia gli occhi che la bocca. Per decorare il centro tavola di Natale, io ho posizionato al centro il pupazzo di neve. Ora metterò due pigne, un'altra dall'altra parte, in mezzo le stecche di cannella, l'anice stellato e il fiocco. Per fare il centro tavola più elegante, poi metterò il fiocco, uso un fiocco un po' più grande in modo che riempia un po' di più, e poi procedo mettendo le pigne, le stecche di cannella, l'anice stellato e una candelina. La terza pigna la metterò dietro. Quale centrotavola farai per la tua tavola di Natale? Quello con il legno e materiale di recupero o quello con il pupazzo di neve? Ciao! Nel video tutorial di oggi ti mostro ben 3 idee. Un progettino simpatico. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di... Tu quale centrotavola... Tu quale centrotavola...